perché la religione rappresentò un fattore di coesione, perché i conquistatori non cercarono mai di imporre il culto delle proprie divinità o le proprie pratiche religiose. I popoli che componevano la compagine multietnica dell'impero potevano continuare a praticare la propria religione, purché questa non desse luogo a forme di ribellione politica, come nel caso degli ebrei, che si ribellarono alla dominazione romana e furono duramente repressi dall'imperatore Tito nel 70 d.C., oppure non portassero alla messa in discussione del culto ufficiale, come nel caso dei cristiani, che si rifiutavano di offrire sacrifici alle divinità romane e soprattutto all'imperatore, venerato come un dio. Per i romani, infatti, la religione aveva una funzione prevalentemente politica e civile. La partecipazione ai riti e l'adempimento delle pratiche religiose era un fatto essenzialmente sociale, un segno dell'appartenenza dell'individuo alla comunità e della condivisione di determinati valori. Rifiutare il culto ufficiale significava contestare il sistema politico, civile e sociale.